Oggi rifacciamo la coca del Mac. Ovviamente per essere più fedeli possibili sono andato al Mac e ho preso un bicchiere con la coca dentro per capire poi come rifarla. Bando alle ciance, cominciamo. L'ingrediente fondamentale per questa ricetta è il monossido di idrogeno che io ho già comodamente messo in questa brocca. Ah, ma l'acqua! Senti, per favore, vai a giocare con le bambole. Non è che stiamo facendo due fette di pane con una fetta di pane in mezzo, stiamo facendo la coca del Mac. Cioè, per prima cosa vi servirà del ghiaccio. Se non ce l'avete, o lo comprate. Quanto ghiaccio? Allora, generalmente un po'. Andiamo a riempire il nostro bicchiere. Adesso arriva l'operazione più delicata di tutte. Questa operazione, come già notate dal rumore che ha fatto la Coca-Cola, è abbastanza pericolosa. Io lo sto facendo vedere, ma dovete per forza farlo a casa anche voi. Fate attenzione, questa parte è molto delicata. 1, 2, 3 e 4. E adesso scopriremo se ci siamo avvicinati a quella originale. Allora ci siamo riusciti? Ancora un po' troppo frizzantina. Ma po'!